Buonasera, benvenuti a Unica Calcio Lecco. Dopo la vittoria nel turno infrasettimanale, il Lecco cade a Busto Arsizio. Lo Speroni porta ancora male ai blu celesti, sconfitti per 2-0 dalla Pro Patria. I due gol nel secondo tempo, dopo che Melgrati aveva parato un rigore. E cambia tutto in vetta al girone A di Serie C. Vediamo i risultati e la classifica dopo questa 17ª giornata di campionato. Juve Next Gen, San Giuliano City 1-0, Albino Leffe Verona 0-1, Vicenza Pergolettese 2-0, Novara Arzignano 3-1, Padova Trento 2-1, Prosesto Piacenza 1-0, Provercelli Pordenone 2-0, Renate Mantova 1-3, Triestina Feralpi Salò 0-0. La classifica che vede ora in testa il Vicenza con 32 punti, seguono Feralpi Salò, Prosesto e Pordenone a 31, Lecco a 30 punti, Novara e Renate a 27 punti, Juve Next Gen a 26 punti, a seguire tutte le altre fino all'ultimo posto occupato in tandem da Piacenza e Triestina. Tensione nel post partita per le voci pubblicate sui social e riportate da alcuni organi di stampa di un presunto litigio negli spogliatoi tra il patron Di Nunno e alcuni giocatori. La società ha smentito fermamente, così come mister Foschi, arrabbiatissimo. Sentiamolo. Io non ho mai trovato un gruppo così bello e voi scrivete che il presidente dice ma quando il presidente ci ha aumentato il premio, pensa a te, domenica il presidente è venuto nello spogliatoio e ci ha detto che il premio è aumentato grazie alla vittoria sulle Renate, pensate te, e invece qua scrivono che il presidente è venuto e ha litigato, ma cosa dite? Non c'è mai stata un'armonia così idilliaca in questo spogliatoio, ho avuto degli spogliatoi veramente disastrosi e invece qui mi tocca dire delle cose, bisogna smentire delle cose che non esistono. Allora, se dobbiamo dire delle cazzate, allora vi dico delle cazzate, siamo a posto così, tanto non vale neanche la pena. Abbiamo perso, complimenti alla propria, andiamo a casa. La prossima partita vedremo da fare. Però, mister, scusi, cosa dico? Però la sua squadra ha perso con onore, non è che ha perso. Ma io non guardate, ho detto che i miei giocatori non possono rimproverare nulla, cioè ci mancherebbe altro. Ripeto, magari fa gol Dudu, cioè se prendiamo dopo il rigore ci siamo ripresi, se Dudu fa gol andiamo in vantaggio e cambia la partita. Io non sto dicendo quello, ma ripeto, la partita di per sé è andata così, cioè fino all'episodio del gol della Pro Patria era una partita 0-0, tutto maschia, combattuta, dove però la sensazione che avevo io di una squadra dall'altra parte è che dal punto di vista fisico stava correndo più di noi, cioè arrivava sempre più sulla palla e quant'altro, quindi facevamo fatica, abbiamo provato a cambiare qualche giocatore per vedere di mettere forze fisiche nuove, purtroppo ripeto, col senno di poi dico, mercoledì noi abbiamo fatto veramente una battaglia e purtroppo capita, la terza partita in 8 giorni, ci può capitare, è capitata che noi eravamo veramente più stanchi della prima. Infatti io non è che quello che ho detto prima, quello che dice lei conferma quello che ho detto io, cioè non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi che hanno sputato sangue, cioè si sono dati da fare e anche al 90esimo, oppure se eravamo sotto di 2 gol hanno cercato di fare 2-1, quindi non mi permetto di assolutamente di mancare rispetto ai miei giocatori che sono stati fantastici e alla fine viene da dire che nelle 3 partite abbiamo fatto 6 punti, quindi tutto sommato non è così negativo. È negativo il risultato di oggi, ma di fronte avevamo una squadra, ripeto, che mi è sembrata che dal punto di vista dinamico della corsa, di tutte queste cose qua, che si può capitare, cioè non ci è capitato forse credo quasi mai questa partita. È successo anche qui, Quindi quando si gioca ogni 3 giorni ci può stare. Poi quello che ho detto prima, veramente noi mercoledì sera e giovedì mattina ci siamo svegliati e avevamo più della squadra letto con la febbre. Giovedì pomeriggio abbiamo fatto un allenamento abbastanza con quelli che non hanno giocato, tra i quali ce n'erano 2 o 3 anche di febbricitanti perché avevano preso freddo in panchina. Il venerdì abbiamo fatto poco e nulla perché ne mancavano diversi che avevano letto con la febbre. Sabato mattina l'avevamo recuperati quasi tutti, però quando tu passi 3 giorni a letto con la febbre ci va da sé che le energie forse oggi ci sono mancate, oltre che la terza partita anche per quello di lunedì. È solo questo, ma non è un alibi, non è un alibi, non voglio dire, a me non piace trovare alibi. Oggi abbiamo perso per colpe nostre,
ci abbiamo provato, come dice lei, con onore, usciamo sconfitti con onore, però sappiamo che sappiamo quali sono state le nostre problematiche. Intanto si avvicina la finestra di calciomercato invernale, e ecco, come già annunciato ai nostri microfoni dal DG, Angelo Maiolo interverrà sul mercato. Fondamentale l'acquisto di un centravanti che possa dare fiato a Pinzauti dopo la squalifica di Eusepi. In settimana tra primo e secondo tempo della partita contro il Renate ha parlato del mercato il patron di Nunno ai microfoni di Rai Sport. Sentiamo questo passaggio. Mi manca la punta, c'ho una punta piccolina, però c'ho gli altri che gli danno una mano. Pensa che a gennaio si potrà rimediare, potrete appunto metter mano sì. al mercato per rimediare a questa pecca? Tutto dipende da quanti punti siamo alla fine del girone di andata. Dunque, dove sarà il Lecco alla fine del girone d'andata? Mancano due partite, vediamo i prossimi impegni dei blu celesti. Lecco Padova domenica 11 dicembre alle 14.30, poi a chiudere il girone d'andata Provercelli Lecco sabato 17 dicembre alle 14.30, prima di Natale venerdì 23 dicembre alle 14.30 comincia il girone di ritorno con Lecco Verona, a seguire a gennaio Pergolettese Lecco e Lecco Vicenza. Per ora è tutto, l'appuntamento con Unica Calcio Lecco è a lunedì. Buona serata!